scienza, invito il professor Paolo Manzelli. Cerchiamo di utilizzare, sì, come ha parlato prima Paolo Floss, quello del cibo, di ricreare la natura e la vocazione agricola di queste zone, che usano la geotermia solo come vapori, a noi ci interessa poco la parte dell'energia elettrica, in che senso. Qualcuno di voi ha detto prima che l'alterello, siccome è stata usata solo per l'energia e portare i siciliani a Torino come operai, a basso costo, è chiaro che si è spopolata. Cioè, tutte le ragioni per cui si è spopolata la vocazione agricola di queste zone è quello che è il nostro interesse insieme al nuovo assessore all'agricoltura della Regione Toscana. E la Regione Toscana è impegnata nell'uso verso l'agricoltura della geotermia. Vuol dire vapori, vuol dire calore, non vuol dire energia elettrica. Allora noi abbiamo fatto, come ha parlato prima Barbato, un progetto che si chiama Serenusa Cercile. Cosa vuol dire? Il terreno ormai sul cemento chimica, e piano piano il cemento chimica lo distruggi, non è più molto utile. Oltretutto, gli agricoltori sono rimasti pochissimi e non ce la fanno a sopravvivere. Che hanno fatto? Hanno fatto agriturismi. E agriturismi, sì, sopravvivono, ce ne sono anche troppi. Cosa succede? Noi bisogna ricreare un mercato, ecco, diverso dalla Parvus Loss, che poi vanno a vendere, poveracci, Dio mio, che fanno male, alla Conad, eccetera. Noi bisogna creare un mercato alternativo di prodotti ad elevato valore nutraceutico fatti in serra, perché io posso controllare tutto in serra, controllo quello che si chiama il rapporto tra epigenetica e genetica della pianta e posso migliorare, ha parlato prima Fabio Barbato, il valore nutraceutico dei prodotti. Allora, noi possiamo creare un mercato che ha più alto valore, però riesca a sbassare il prezzo con 30-35% perché uso l'energia. Perché lo faccio in serra? Intanto perché se uno ha un orto e piglia una bomba d'acqua, quindi la serra lo protegge. Secondo, perché posso usare i vapori. Terzo, perché proprio con i vapori posso fare le ciliegie almeno due volte l'anno e quindi combattere il fatto che le ciliegie mi vengano dal Marocco, se no che costa meno. Così vale anche per quello che fa la Parvus Loss, se a un certo punto la Conad o chi presso i supermercati decide il broker che le costa meno dal Marocco, loro sono falliti. Quindi io bisogna che vi crei un mercato locale. Su questo io do ragione a quelli che dicono no alla geotermia e come può essere fatta, perché bisogna ripartire, per il semplice fatto che bisogna ripartire da una visione di base. Io non posso avere, la politica non esiste più, esiste solo l'economia e quindi i politici sono un po' dei burattini dell'economia. Io bisogna ripartire dalla gente che capisce che ha bisogno di recuperare i propri valori dell'agricoltura e vedere un mondo che non è solo globale, che ha, come si dice, locale, esiste il supermercato che lavora sul globale, ma devo ricostruire un valore di sviluppo, perché sennò queste aree sono morte. Cioè, nel senso, i giovani non ci sono più. Andate a vari sindaci, è venuto uno a trovarci, ora di cosa succede? E c'è solo vecchietti, io ho 79 anni, non è possibile, io penso alle mie nipotine, non è questo il futuro. Bisogna democraticamente ripartire dal basso e allora ci sono delle strutture, per esempio creare dei gruppi operativi, che ogni regione ce l'ha, creare impresa e ricerca, diciamo, chiamiamo innovazione, avere dei finanziamenti attraverso l'Europa che vanno al 90%, cioè sono dopo prototipo, eccetera, per 7 anni vai avanti col gruppo operativo, se c'hai il gruppo operativo prendi soldi e già sono soldi al 90%, c'è solo il 10% di lavoro. Se uno perde queste occasioni, e allora viva tutti quelli che dicano no, sono con loro perché sto dalla parte della gente, me lo sono appiccicato subito, però il vero problema è trovare alternative, non chiude tutto. Allora le alternative noi ne abbiamo proposta una e finisco, si chiama Serre Nutricenti, chi vuole io gliela mando. Già a Firenze facciamo un think tank con l'assessore all'agricoltura, con il suo dirigente in realtà, mercoledì,
E vediamo se nel giro che uscirà il bando dei gruppi operativi riusciamo a mettere insieme in queste aree geotermiche questo discorso di recupero dell'agricoltura all'interno di serre, perché non ho detto perché le serre, perché così posso utilizzare il satellitico, posso fare tante altre cose, perché controllo tutto, controllo l'acqua, l'azoto, il riciclo, posso entrare in una logica di economia circolare, che è quella che vuole l'Europa, allora ci vado. La spirulina, per esempio, è una cosa che può mangiare parecchia CO2, quindi io la secco, faccio il ghiaccio secco, poi la riutilizzo attraverso... Bisogna che questa economia ciclica entri nella testa. Su questo noi cerchiamo di dare una mano. Ho 79 anni, però ancora cerco di darmi da fare. Grazie. Grazie mille, ci apriamo verso la conclusione. Due secondi, due prendo per darvi due informazioni. Uno, mi è piaciuto molto l'ultimo intervento che ha fatto entrare, diciamo, all'interno della discussione l'economia circolare. L'economia circolare è un... è sicuramente, non la vuole l'Europa, non è una necessità sostanzialmente nelle nuove economie. E questo mi ha fatto anche pensare al fatto che recentemente ho fatto un'intervista a uno dei più grossi ecologisti del mondo, che si chiama Gunther Pauli, che ridefinisce le dinamiche economiche come non tanto circolari, anche circolari, ma quanto a cascata, d'accordo? Pensate a un esempio, i fondi di caffè sono un ottimo fertilizzante per i funghi e gli scarti dei funghi poi diventano un ottimo mangime per animali, d'accordo? Per cui a cascata, con un prodotto che è un rifiuto, si producono altre economie, e tenete conto che noi per fare un caffè utilizziamo lo 0,2%, il 98,2%. Il 99,8% lo buttiamo via come rifiuto, d'accordo? Qui ci sono ottime opportunità sotto questo profilo. Seconda cosa, l'informazione di servizio. Io farò un articolo su questo due giorni, non sarà un articolo esaustivo, perché se no non si chiamerebbe articolo, ma si diventerebbe enciclopedia, sulla nuova ecologia.it. I commenti sono aperti e sono anche auspicabili, visto che abbiamo queste nuove tecnologie che ce lo permettono, per cui chi vorrà commentare comunque quello che scrivo è non libero di farlo, ma io auspico che ciò succeda. A questo punto passo la parola a Giovanni per la conclusione. Prego. Innanzitutto permettetemi di dirvi uno stato d'animo. Per me in questi anni ci sono stati momenti veramente difficili, perché io sono da sempre un verde, un ecologista, e quindi ogni volta che mi sono arrampicato nelle soluzioni, come diceva il professor Manzelli, che noi abbiamo invitato a questo nostro dibattito, proprio perché appunto diamo la caccia alle alternative, cioè non ci accontentiamo. Io non mi sono mai accontentato, capisco che è un ruolo importante, ma di semplicemente contestare. L'ho fatto, devo dire, fino all'anno 2000, perché non avevamo grandi alternative tecnologiche, potevamo solo urlare il nostro dolore per le malattie che invadevano il pianeta, per i disastri climatici che sarebbero avvenuti, erano già ampiamente previsti nel 92, quello che sta avvenendo oggi, no? Quando mi ricordo che Bush negava, il primo Bush, diceva che eravamo ragazzi che sbagliamo. Ma insomma, tra l'altro il professor Paolo Manzelli è uno dei fondatori di Legambiente, storici, quindi è proprio una figura di altissimo valore, sono molto orgoglioso di averlo avuto con noi. Da allora, però dal 2000 io, in un primo convegno, lo chiamai Capitalismo Naturale, che deriva da un libro di Amory Lovins, che ha molto cambiato le cose insieme a Jeremy Rifkin, insieme a lui è più famoso, insieme a molti altri, dove si auspicava finalmente la nascita di una nuova imprenditoria che avesse in sé anche l'etica del rapporto con la terra, con il creato, con i ritmi della vita. E da allora il mondo è stato invaso anche da questo.
Cioè non siamo più di fronte solo e soltanto al gioco del capitale e del potere, dei soldi, eccetera. Ma c'è all'interno anche, come si sa, le cose si possono fare con etica e senza etica, e si possono fare con o contro l'ambiente, o tentando un equilibrio. E io ho tentato di interpretare anche questo in questi anni. Quindi noi proponiamo alternative. Noi come Giga proponiamo insieme a Jacopo Forze, Eco Futuro, questa cosa che facciamo, è la proposta continua delle alternative. Più delle volte ci si azzecca, qualche volta si sbaglia anche loro, si mettono comunque a verifica. Non so se avete notato, faccio per vantarmi, ma perché li ringrazio di nuovo, qui c'erano figure di rilievo scientifico straordinario provenienti da gran parte delle università italiane, da tutti i centri di ricerca. Un convegno di questo genere, normalmente, come si dice, se l'establishment decidesse di utilizzarlo, come dire, ha più teste pensanti di qualità di quelle che si riuniscono a Davos o in altri posti, vi spiego, con tutta la massima modesta, con gente che si è pagata il viaggio, che è venuta con noi, che ha accettato una ospitalità iperspartana con i nostri piccoli buffet, eccetera. Cioè c'è una nuova etica di una fascia di persone che si incontrano su una strada differente. E la cosa bella di questa volta è che, con tutte le enormi differenze, va bene, che restano e che non si possono evitare, si è cominciato a creare un dialogo che non fosse, come dire, di incapacità proprio neanche di parlarsi. Anche con i comitati, non è solo se io termino, dico i comitati, con gli interventi di Valocci, con l'intervento di Velio, sentito oggi, ma anche con altri dialoghi. Io mi scuso, non a tutti si è potuto ridare la parola, ma avete visto che abbiamo tagliato anche alcuni interventi, i tempi sono quelli che sono e l'avevamo programmato in un certo modo. Ma andremo avanti con questo confronto. Per dire che cosa? Ah, che la geotermia che vogliamo non è una geotermia flash, fine. Che le aziende che intendono collaborare a un'idea di geotermia, con Giga, o con chi ha dato vita alla carta, e ovviamente parlo per me, insomma, con chi ha dato vita alla carta della buona geotermia e ai principi che ci sono scritti lì, noi non facciamo alleanze con nessuno che non abbia questo tipo di obiettivo. E che si ponga l'obiettivo susseguente di sostituire l'attuale produzione presente nel nostro territorio, ma nel territorio in generale a livello nazionale, da una geotermia di ciclo flash a una geotermia di ciclo binario chiuso. Questo è il primo elemento strategico, la regione, lo Stato. Lo Stato, ieri Segoni ci ha proposto, Samuele Segoni di Alternativa Libera e Gianni Girotto, di fare un'alleanza a Roma, di esplicitarla. Cioè, di esplicitare che non tutti i gatti sono bici. Ovvero, che si dica con chiarezza, in maniera tale che anche in regione toscana non sbaglino quando fanno la moratoria. Le moratorie si fanno sulle centrali, e non sui permessi di ricerca. Cioè, sono riusciti a fare il laboratorio sui permessi di ricerca, nel frattempo autorizzavano 40 megawatt di centrale, ma nel capo ci hanno i pomodori, ci hanno preso per rincoglioni. Ma noi non siamo mica rincoglioni. E da allora io mi sono arrabbiato parecchio, ma mi ero arrabbiato anche prima, con l'appello Smart Italy, da cui tutto è iniziato, anche molti di questi percorsi, dove tanti ecologisti a livello nazionale, Ferrari si è stato uno tra i primi che ha raccolto questa sfida, hanno detto basta del gioco delle moratorie, abbiamo il cervello per scegliere tutti i giorni, devo decidere ogni giorno e devo cambiare le cose. Oggi abbiamo bisogno di fare una riconversione di centrali che esistono per due motivi. Una l'ha detta in maniera, ovviamente, tutte le cose che ha detto Enrico Pandelli, eccetera. Ma Franco Donatini ha detto un altro elemento, ha detto non ci fossero nessun'altra motivazione. Se io la faccio a ciclo binario mi dura davvero come energia rinnovabile, mi dura sempre, perché non sfinisco i serbatoi. Ma l'altra cosa, dal momento che ci battiamo sulla questione del COP21, del cambiamento, del Parigi, eccetera, e dei cambiamenti climatici, non è che perché che gli elementi climalteranti non sono elencati in quelli del, diciamo, da misurare, va bene, come climalteranti non lo sono, lo sono, semplicemente si è scelto di non metterli dall'elenco. Ma restano prima alterati. E questa è la seconda motivazione. La terza motivazione fondamentale è che stanno in piedi anche economicamente, anche in questa maniera. E allora per quale motivo, come dire, tutto e subito, quando questa roba può diventare
Inoltre evita il gigantismo, perché le centrali di cui parliamo noi sono centrali piccole, non superano i 5 o i 10 megawatt al massimo, piccole sempre relativamente, ma noi stiamo parlando di centrali da 100 kW, è stato visto. Vogliamo un patto anche su questo, scusatemi, ma intanto questo calore che gira per l'annata non ho mica capito per quale motivo si debba accettare che ci siano i permessi per fare teleriscaldamenti, salvo però ci si deve essere scritto una clausola, è proibito rifarci energia elettrica. Noi oggi abbiamo degli scambiatori. Io quell'acqua la posso bollire per scaldare i piselli o la posso bollire scaldandoci i piselli e facendoci anche energia mentre scaldo i piselli. No? Allora la domanda è per quale motivo non posso fare questo secondo utilizzo? È platealmente contro ogni protocollo di efficienza energetica e va superato, è un'altra battaglia molto concreta. Quindi noi siamo per questo cambiamento, gli obiettivi li avete capiti e chiari, siamo per andare a dire queste cose insieme a tutti quelli che ci staranno, a muoversi, come dire, con chiarezza esplicitamente. Non crediamo, abbiamo delle convinzioni, quindi noi pensiamo che prima che fare una gran fatica per convincere qualcuno ad andare a visitare le torri che buttano fumo all'arderello, insomma cercheremo di, come dire, togliere proprio quelle torri per fare in modo che quando li portiamo all'arderello vedano qualcosa di meno invasivo dal punto di vista ambientale. Sono toglie che capisco che chi vive lì, come dire, faccia di necessità virtù, voglio dire, quindi provi comunque, no? Voglio dire, a non... ma insomma, al di là di questo elemento battuta per altri aspetti, questo è un territorio anche bellissimo perché la geotermia naturale è stupenda, cioè ci sono le tante manifestazioni di una bellezza unica, quindi ha anche elementi e chance turistiche importanti. Ma l'altra cosa per cui ci impegniamo, e voglio essere chiaro con questo termine, il primo, se mi permettete di rivendicarlo, che ha analizzato quello schema di quando nel 60 l'energia geotermica aveva la dell'Arderel, aveva le private, e oggi c'è, cioè, il cambio. Prima erano i primi al mondo come queste zone, i primi in Italia, in Toscana di reddito, erano tutte queste zone geotermiche. Poi sono diventate le ultime a livello toscano, o grosso modo le ultime. Ecco, noi l'altro elemento di accordo con cui e abbiamo elencato quali sono le strategie e alcune strade e altre spero che provengano poi piano piano da questo primo impulso, e vogliamo che le aziende che un giorno riusciranno a trasformare l'energia di queste zone da un'energia che butta in atmosfera a un'energia a impatto zero, contemporaneamente trasformino anche il loro rapporto economico. Cioè che non sia consentito a nessuna azienda di venire qua solo e di fare solo un impiantino più o meno grande geotermico, ma che si impegnino a costruire una filiera di utilizzo completo del calore residuo che comunque esce anche dai cicli binari e in forma importante e non pericolosa e riutilizzabile, che possa portare allo sviluppo di tante attività correlate in filiere geotermiche in cui la geotermia è uno degli elementi protagonisti di un territorio che ne fa tesoro e non problema. Questo è il nostro impegno, tutto giocato in positivo, ma come sentite anche dalle mie parole e con molta chiarezza, noi siamo determinati. Io contesto queste storie da tanti anni, ma ripeto, il giorno che ho visto che c'era un'alternativa sono stato felice. Ho provato a spiegarla e è avvenuto quello che vi ho detto, non ve lo ripeto un'altra volta. Oggi mi sembra che un piccolo segnale, un passo lo abbiamo fatto, abbiamo messo degli strumenti a disposizione di tutti, c'è un accordo nella comunità scientifica, devo dire tutta, sulle cose che abbiamo detto, va bene, e in questo finalmente l'unità è stata ritrovata, non c'è più i figli di una cosa o figli di un'altra. Tutta la comunità della geotermia a basso impatto, perché c'è quelli che non sono venuti che dicono da fuori che è impossibile fare il ciclo binario sulle alte entalpie. Oggi illustri professori, illustri università, illustri tecnici, illustri aziende hanno detto noi siamo in condizione di farlo. Finiamola con questa storia, se poi Montemaggi ha un'altra convinzione lasciamola andare in pensione tranquillo con la sua convinzione, non è che possiamo stravolgere la vita, ci ha passato una vita a farci la geotermia in questa maniera, no, perché lasciamolo tranquillo.
L'importante è che si sappia che c'è un'alternativa e che nessuno, come si è stato detto da Verri, questo l'ho apprezzato molto, e anche da Paroccia, faccia più finta di non sentire o che giochi sulla divisione tra quelli che hanno opinioni e idee diverse, che hanno obiettivi differenti, ma che sono uniti sul fatto che la geotermia può essere davvero altro e può tornare ad essere un'opportunità e non un problema. Noi in questo crediamo e lo facciamo coinvolgendo imprese, impegni, anche un po' di sogni e un po' di storie personali. Vi ringrazio di essere stati con noi, scusate perché per quelli che non hanno avuto spazio, vi assicuro che per quanto mi riguarda, d'ora in poi, ogni gesto che faremo sarà aperto alla partecipazione di tutti in maniera tale che nessuno potrà sentirsi escluso da quello che facciamo. Grazie a Fabrizio Tondi per aver visto lungo e averci dato questa grandissima opportunità. Grazie davvero.